Ben trovati a Toscana Parlamento, il settimanale di informazione sull'attività del Consiglio regionale della Toscana curato dalla redazione di Italia 7. In questa edizione parliamo di un'iniziativa in Consiglio regionale dedicata alla violenza di genere, in particolare alla formazione degli amministratori locali, organizzata dalla Commissione Pari Opportunità del Consiglio regionale e dalla Fondazione per la formazione politica che porta il nome dell'ex consigliera regionale Alessia Ballini. Ha preso il via a Palazzo del Pegaso il percorso formativo rivolto agli amministratori locali toscani con l'iniziativa Violenza di genere, strumenti e nuove frontiere, organizzata dalla Commissione Pari Opportunità della Toscana e dalla Fondazione per la Formazione Politica e Istituzionale Alessia Ballini. Sono davvero felice che la Fondazione Ballini abbia deciso di partire per le proprie iniziative di formazione degli amministratori della Toscana da un tema che è un tema culturalmente fondamentale. Fin quando una donna, soltanto una donna, verrà uccisa e verrà violentata dalle mani barbare di un uomo, ognuno di noi deve fare la propria parte. Dobbiamo farla prima di tutto chi, come me, ha responsabilità di sensibilizzare, di fare in modo che tematiche come queste arrivino da subito nelle nostre scuole. La Presidente della Commissione Pari Opportunità del Consiglio regionale, Francesca Basanieri, in videocollegamento ha sottolineato come gli enti locali possono incidere tanto sulla costruzione di una cultura della parità che è alla base della prevenzione e della lotta alla violenza e agli stereotipi. È un terreno difficile e insidioso sul quale purtroppo non conosciamo battute d'arresto, ancora di queste ultime ore altri due femminicidi, questo a testimonianza di un problema che non necessita soltanto di risposte sul campo penale, repressivo, punitivo, ma soprattutto su un investimento di cultura e di cambio di mentalità. Impariamo a credere alle donne, non giustifichiamo più il comportamento degli uomini, soprattutto promuoviamo tra i ragazzi e tra i più giovani, ma anche tra gli amministratori e le amministratrici, come facciamo esattamente stamattina, una cultura del rispetto e soprattutto una cultura della parità tra i generi. Uomini e donne devono imparare a stare in una relazione in maniera assolutamente paritaria, ma soprattutto agli uomini va contestata una modalità che è ancora fondata sulla cultura della sopraffazione, del dominio e del possesso. Ecco, queste sono le cose che noi dobbiamo scardinare di fronte a questa sfida. L'impegno delle istituzioni deve essere massimo. Dal bilancio di genere vengono fuori indicatori dei vari ambiti che nelle amministrazioni comunali sono all'attenzione, dal sociale alla formazione, all'educazione, e proprio in questi ambiti dovremo poi capire come bisogna aggiustare i nostri interventi partendo dalla prevenzione. Città Metropolitana sta portando avanti un grande lavoro, sempre tenendo conto di quanto è stato messo a disposizione dal bando regionale, che imponeva proprio di mettere in atto azioni nelle scuole. Quindi in seguito a questo bando abbiamo portato avanti il lavoro con la Artemisia e Lilith per quanto riguarda l'Empolese Valdelsa, e in più la Città Metropolitana ha rifinanziato con risorse sue questo progetto per dare continuità in attesa del finanziamento regionale che è arrivato dall'assessora Nardini, e che ha triplicato quello che aveva messo a disposizione quando nel 2022 è iniziato questo percorso. La violenza, sappiamo bene, è la punta di un iceberg, sotto la quale c'è tutta quella parte invisibile ma comunque nota e conosciuta, e noi dobbiamo lavorare qui in quell'ambito della trasformazione culturale necessaria affinché davvero possiamo costruire una società in cui la disparità di genere possa essere un lontano ricordo. Siamo ancora lontani da questo. Credo che le province, in particolare la provincia di Siena, ha lavorato tanto in questo terreno, soprattutto agendo proprio in quell'ambito della trasformazione culturale, della dimensione educativa e formativa. Noi abbiamo necessità di formare nuove donne e nuovi uomini, abbiamo necessità di mettere in atto dei percorsi formativi, educativi, e siano improntati davvero al riconoscimento dell'altro da sé, al riconoscimento del diritto alla libertà, all'autodeterminazione degli altri da noi, in particolare quando queste sono donne o comunque quando queste sono portatori di una visione del mondo che non è quella dell'universale maschile all'interno
all'interno del quale pensiamo di ricomprendere tutto, ma non è più così, ce lo dice il numero inaccettabile dei femminicidi. Questo percorso vuole essere un percorso formativo per gli amministratori, per chi ha il compito, l'onere gravoso di stare quotidianamente sul territorio. Iniziamo da un territorio di frontiera, quello della violenza di genere, in cui l'interrogativo è che cosa può fare la politica su vicende tanto intime, tanto dolorose quanto collettive. Si intitola Il coraggio dei vinti, l'ultima fatica letteraria di Francesco Bianchi. L'autore, insieme al consigliere regionale Massimiliano Pescini, ha presentato il volume all'interno degli spazi del Palazzo del Pegaso. Il coraggio dei vinti, di Armando Curcio, editore, è il titolo del volume presentato nella sala affreschi di Palazzo del Pegaso. L'autore è Francesco Bianchi. Coraggio dei vinti è un libro che parla di deportazione, una storia di resilienza fortemente radicata al territorio toscano, fortemente legata a quel periodo storico che ha caratterizzato la nostra seconda guerra mondiale, soprattutto post-armistizio. Quindi un argomento che tratta deportazione di internati militari italiani, quindi uno specifico caso di deportazioni italiane. La storia di una famiglia contadina con un contratto di mezzadria che caratterizza un po' il centro Italia di quel periodo. Questa famiglia ha tre figli, tutte e tre in situazioni diverse si trovano a che fare con storie di deportazione, storia di prigionia e storia quindi di forte resilienza. Alla presentazione, moderata da Corinna Maria Irene Romagnoli dell'ANEI, l'Associazione Nazionale Ex Internati nei Lager Nazisti di Firenze, ha partecipato il consigliere regionale Massimiliano Pescini. È un periodo davvero fondamentale. Lì nasce la nuova Italia attraverso le tante sofferenze delle persone semplici. Il libro di Francesco Bianchi lo testimonia in maniera molto forte, perché attraverso una prosa anche molto scorrevole e la descrizione di ambienti quotidiani fa vedere come in una famiglia contadina della Rufina, tra Vicchio e la Rufina, succeda una cosa che mai è successa nella vita delle famiglie contadine nei secoli in Toscana, e cioè l'esplosione di un contesto familiare che si basa sul lavoro, sui campi, sulla fatica, perché arriva la grande storia, cioè la storia della coscrizione obbligatoria, la storia della renitenza alla leva, la storia della più tremenda pagina che in Italia si sia vissuta negli ultimi secoli, e cioè quella del fascismo e del nazifascismo nella sua fase finale, che è quella più cruenta. Dappertutto esplode la realtà quotidiana, e dentro questa esplosione Francesco fa vedere come l'umanità, la forza e il coraggio, o dei vinti, perché Francesco dice dei vinti dicendo che in guerra non ci sono mai vincitori, e ha ragione, però alla fine questi sono vincitori, i protagonisti, perché con la loro umanità, la loro semplicità, il loro coraggio, la loro forza riescono a superare anni che sono per noi quasi ineffabili, non si riesce a descrivere, non riusciamo a immaginarli. Oggi come oggi, che le testimonianze dirette stanno scomparendo, è veramente importante raccontarle, soprattutto ai giovani che non sono venuti a contatto con le persone che hanno vissuto direttamente questi eventi, e quindi è ancora più importante che loro appunto possano leggere di queste persone e di questi fatti. Poi fra l'altro si parla appunto da un punto di vista molto umano, e quindi ci sentiamo ancora più vicini, sentiamo questi fatti ancora più veri, ancora più tanto vicini, che possono essere dei fatti che potrebbero essere successi a noi o alle nostre famiglie, e quindi questo ci fa presente il fatto che non dobbiamo lottare e fare di tutto perché non risuccedano più. Sono tantissime purtroppo anche le storie meno blasonate, meno un po' più nascoste, ma che raccontano in realtà quel periodo storico là, e sono felice infatti di essere qua, perché alla fine raccontare piccole storie di famiglie che però hanno fatto poi alla fine la resistenza vera credo sia veramente fondamentale per non scordarsi quel periodo, e perché anche non si possa ripetere più quei periodi storici là.
Spazio anche all'arte con l'inaugurazione e il taglio del nastro di una mostra all'interno degli spazi dell'organo legislativo regionale per una mostra denominata La ricerca irregolare. L'artista è David Brogi. Inaugurata nello spazio espositivo Carlo Azeglio Ciampi dal presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo, la mostra La ricerca irregolare di David Brogi, 17 sculture, 17 tra dipinti in acrilico su tela e grafiche con schizzi a gessetto, saranno visitabili fino al 29 di marzo. Sono davvero orgoglioso di poter ospitare le opere di David Brogi. Conosco David da anni, conosco quanto sappia prendersi cura degli altri. Lo ha fatto nelle istituzioni, lo fa attraverso le sue splendide opere d'arte. Non appena entri in questa mostra riesci a entrare in contatto, a farti emozionare dai lavori di David. È la storia di un impegno che va avanti da molti anni, l'amore per il proprio territorio, il bisogno e l'attenzione di guardare sempre più fragili, a chi soffre. Questa è un'opera piena di messaggi potenti e anche di tanta speranza. Consiglio alle cittadine e cittadini toscani di venirla a visitare fino al 29 di marzo. Il filo conduttore delle mie opere, nello specifico di queste opere qua, sono i vari stati d'animo che mi portano da quando ho iniziato a fare l'artista nel 1984 ad oggi, che siamo nel 2024, e quindi sono le varie emozioni, gli stati d'animo del momento. Infatti è una mostra irregolare apparentemente irregolare, però tra le marine, le barchette con la vela rossa, tra le forme espresse anche con gli schizzi sulle tele a gessetto o attraverso la materia plastica, quindi la scultura, i bronzi, i gessi, c'è sempre il mio segno, c'è sempre, diciamo, la mia firma, quindi che sia essa digitale o che sia grafica, poi tutta questa irregolarità non c'è. La definirei richiamandomi al titolo, ovvero sia La ricerca irregolare, nel senso che David Brogi è un artista che parte dalla composizione tradizionale della scultura per arrivare poi a delle definizioni di scomposizione assoluta che rasentano la metafisica, il surrealismo, quindi va a creare un qualche cosa di inedito, e l'inedito è uno degli elementi fondamentali nell'arte che deve sempre un pochino, non dico disorientarci, ma quantomeno farci riflettere con delle soluzioni inattese. David Brogi, dobbiamo pensare che inizia mai da un'immagine iconica, ma da un'immagine filtrata dal proprio pensiero, dalla propria idea. E questo è fondamentale per capire anche la semplicità delle sue forme, e affinché il fruitore possa immergersi sia nel paesaggio che nell'immagine figurativa, come se fosse un ricordo, un'estrapolazione di un sogno. E per quello non viene rappresentata l'immagine iconica, ma proprio la somma o la sintesi di quel ricordo fuggevole che rimane poi nel setaccio. Nato in Toscana nel 1970, scultore e pittore, Brogi ha iniziato il suo percorso nel 1984, frequentando scuole e corsi di perfezionamento nella modellazione dell'argilla. Ha partecipato a numerose esposizioni a Roma, Venezia, Firenze, Mantova, Milano, Padova, Torino, Parigi, Lione. Artista versatile ed eclettico, attivo anche nel campo delle performance teatrali, si distingue nell'ambito delle arti plastiche con la realizzazione di lavori in bronzo ed argilla cruda, rivestiti in resina trasparente o colorata. Nel 2016 ha conseguito il premio Rotonda Città di Livorno con l'opera L'Urlo d'Europa e due premi al concorso nazionale Le Ali Città di Massa. Ed è tutto per questa edizione di Toscana Parlamento. L'informazione dal Consiglio regionale della Toscana torna la prossima settimana.